pensare come poteva diventare la nostra città una volta usciti, diciamo, da quello che stavamo vivendo. È stato un momento di invece grande fermento e di forte creatività. Le decisioni per cui partire dai più giovani e cercare di educarli in maniera un pochino più sensibile verso il pianeta. La volontà di ricostruire una comunità. Per riflettere e pensare a cosa potevamo fare. Da quello che è l'amore per l'Appennino. C'era la speranza di poter metterci in gioco e che qualcuno potesse investire su di noi. Di riuscire a dare vita alle nostre passioni. C'era anche la voglia di riconquistare la nostra città. Nel mio cassetto ho trovato tanto bisogno, tanto sogno di essere connessi con gli altri, ma veramente. Una voglia di intraprendere un nuovo percorso. E un'occasione, in un momento in cui tutto si è fermato, di pensare a qualcosa che andasse al di là. Trovo il bisogno di formare delle connessioni, anche perché durante la pandemia che abbiamo vissuto eravamo tutti dei calzini spaiati. Fondazione Cari Parma è davvero contenta di avere posto in essere questo progetto perché ha dimostrato che se i giovani vengono aiutati e vengono stimolati hanno delle idee veramente molto positive e che meritano di essere messe in pratica. Con questa call abbiamo voluto promuovere la partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo locale e lo abbiamo fatto con discrezione, accompagnando i loro desideri, le loro passioni, fino a farle diventare progettualità concrete. Abbiamo voluto puntare soprattutto su bellezza, su cultura, su ambiente, perché noi pensiamo che queste, insieme alla giustizia sociale, siano i pilastri su cui si costruisce il futuro di Parma, ma del mondo intero. Il nostro progetto nasce durante il primo lockdown, siccome ne abbiamo fatto un paio, e l'idea era appunto quella di portare la musica sotto la casa delle persone. Il progetto Braci è un progetto che prevede un viaggio con un carrozzone di legno. Chiediamo alle persone di salire sul carro e di raccontarci la storia dell'oggetto che chiediamo di portare. Questo progetto invece ha fatto capire quali sono le ricchezze di un territorio come quello di Berceto o comunque dell'Appennino in generale, che è ricco di storia, di natura, di tradizioni da scoprire per sé e far scoprire agli altri con il calendario di escursioni estive che vedranno protagoniste queste guide junior. Un progetto rivolto alla partecipazione attiva della cittadinanza che mettesse, diciamo, al centro l'idea di futuro, anche come vogliamo pensare, immaginare il quartiere negli anni futuri, però sempre partendo da quella che è la storia del quartiere e le sue peculiarità. Il nostro progetto nasce dall'idea di riportare alla luce due eventi storici importanti, ovvero quello delle storie dei deportati durante il regime nazifascista e la storia delle barricate del 1922. Il nostro progetto in realtà nasce dalla fusione di due progetti vincitori di Think Big, Museemu, Museo Senza Mura, e Mudico, Museo di Comunità. E, perché in realtà l'idea comune iniziale era evidente. L'obiettivo era quello di creare un museo diffuso o ecomuseo che parli della storia urbana della città.
Abbiamo deciso di fare questa installazione perché volevamo portare un oggetto che appartiene al nostro mondo privato, quello della casa, e sul quale abbiamo passato tanto tempo durante il lockdown, all'interno dello spazio pubblico, e abbiamo scelto Piazza Garibaldi, quindi è la piazza in cui le persone si ritrovano, ma allo stesso tempo era anche una piazza in cui non ci si poteva sedere. Il pane è un mezzo, quindi riuscire a trasmettere la cultura dell'arte bianca, il rimando al gesto dell'impasto, della panificazione attraverso questi laboratori. Con Profession facciamo delle lezioni frontali agli studenti delle scuole superiori di circa 2 ore, dove andiamo proprio a lavorare su quelli che sono i temi della sostenibilità. Ricordiamoci che il settore tessile e moda è il secondo settore più inquinante al mondo, e lavoriamo anche con i temi di economia circolare. Tangram è un progetto che mira a diffondere la cultura della creatività e dell'incontro attraverso diversi linguaggi espressivi, e per fare comunità, e per stimolare la partecipazione sociale e favorire l'inclusione. È un teatro popolare dove devo scoprire la umanità esistente in ognuno e la sua caricatura, per che il pubblico capisca la sua propria caricatura. È teatro comico, è teatro di festa, del popolo, di feria, popolare. Vertical Farming Education. Siamo un'associazione e quello che facciamo laboratori educativi a scuola. E il focus è l'impatto idrico delle nostre scelte alimentari.